Oggi ci immergiamo nel film Archive. You made another like me. I'm not replacing you. But you did it. Un'opera affascinante tra fantascienza e dramma umano, a mio avviso raccontato con uno stile visivo straordinario, curato nei minimi dettagli. Spero di condividere con voi una prospettiva nuova e di stimolare dibattito e confronti qui nei commenti. Allora, partiamo dalla trama e dall'ambientazione. Ci troviamo nel 2038 e seguiamo le vicende di John Almore, interpretato da Theo James, un ricercatore intento ad avviare una base abbandonata remota in mezzo alla foresta. La storia è ricca di colpi di scena e conflitti, ma si sviluppa in un modo non convenzionale. Il legame tra il protagonista e i prototipi di cyborg su cui lavora, secondo me, è particolarmente affascinante. Mostra diversi livelli di evoluzione di una macchina che cerca di emulare l'essere umano. Nel film viene mostrato un primo robot rudimentale, privo persino di braccia, capace di comunicare solo tramite suoni, fino a un androide indistinguibile dall'essere umano. Verso metà del film ho temuto che potesse scadere nella banalità, ma gli ultimi minuti hanno cambiato completamente la prospettiva, offrendo spunti inaspettati per riflessioni profonde. Gavin Rothery, regista alla prima esperienza, è noto per il suo contributo all'estetica di Moon, del 2009 diretto da Duncan Jones, e in Archive si percepisce chiaramente il suo stile artistico. Si avverte una forte ispirazione dai grandi capolavori della fantascienza come 2001 Odissea nello spazio, Blade Runner, Ex Machina, Solaris, con qualche sottile omaggio, secondo me, anche a Terminator. Il risultato in Archive? Un mondo desolato, personaggi solitari e tematiche profonde che richiamano appunto i classici della sci-fi. Tuttavia, alcuni punti della trama risultano forse un po' scontati, dominati da cliché, specialmente nella dinamica tra George e i prototipi robotici. Le interazioni tra personaggi artificiali e l'artificiale umano potrebbero sembrare banali in alcuni aspetti. Ma c'è di più. La fotografia di Laurie Rose, che ha fatto un lavoro secondo me spettacolare, ci trascina completamente in un'atmosfera curatissima, dove oggetti, scenografie e musica si fondono in un'unica esperienza. E parlando di musica, le composizioni di Steven Price, vincitore dell'Oscar per migliore colonna sonora per Gravity, sono un'aggiunta straordinaria. Nel complesso, il film mi ha spinto a interrogarmi sui limiti della tecnologia, la natura della coscienza e sull'etica in un mondo popolato da esseri artificiali senzienti. Inoltre, Theo James interpreta George, il protagonista, secondo me con una credibilità straordinaria, regalandoci un personaggio sfaccettato e autentico. E ora veniamo al punto di svolta, il finale, senza spoiler. Rothery riesce a sorprenderci con un colpo di scena che cambia radicalmente la percezione complessiva del film, mostrando che nonostante alcune debolezze della trama, Archive si distingue per la sua audacia e la capacità di evocare emozioni forti. In conclusione, Archive di Gavin Rothery potrebbe polarizzare gli spettatori tra chi apprezza la sua ambizione e chi critica le fragilità di quest'opera. Tuttavia, se siete disposti a superare alcuni cliché, troverete una storia di fantascienza in grado di lasciare un'impronta indelebile nella vostra mente. È un viaggio che, nonostante i suoi difetti, vale la pena intraprendere per le riflessioni che suscita. Se vi capita di dare una chance a questo film, mi raccomando, riportate le vostre riflessioni qui nei commenti e iscrivetevi al canale per scoprire altre cose interessanti riguardanti il mondo del cinema, della musica e cose nerd in generale. They want you.